C'è anche Conadu, ti ricordi Conadu? Sì, l'attaccante che infatti ora va sul pallone, comincia lui. Conadu perché ce lo ricordiamo. Ajax che non ha neanche bisogno di presentazioni, una delle squadre da livello giovanile più forti e più blasonate al mondo, che ha imposto uno stile, un codice, un modo di giocare a calcio rivoluzionario negli anni 60 e 70 e che continua a essere modello e spunto per centinaia di giovani allenatori e giocatori. Dunque tanto di cappello a questa squadra che sicuramente soltanto per il nome si candida a una delle squadre più forti di questo torneo. Ma attenzione al Krasnodar, perché l'anno scorso faceva un'ottima figura anche loro, nonostante non abbiano il blasone di altre avversarie. È una squadra che ha lottato anche in maniera piuttosto vigorosa e gagliarda nelle partite, ricordiamo anche gare molto combattute con i giovani russi in campo. Sicuramente sarà lo stesso anche quest'anno. Ajax in biancorosso, Krasnodar in verde. Dicevamo di O'Neill che non vedo in campo, è stato subito un'occasione per la formazione olandese con la parata del portiere russo. Dunque partita che è iniziata con l'Ajax subito vicino al gol. Ajax che dicevamo ha in O'Neill, lo vedete con i capelli lunghi rasta, ricciolino, il giocatore che è stato premiato l'anno scorso come il miglior giocatore, anzi no, il capocannoniere del torneo, il miglior giocatore era Gonçalo Moreira, e dunque lo aspettiamo anche alla prova. Moreira è stato subito, è andato subito in gol nella prima partita di questa giornata. Vediamo se O'Neill sarà all'altezza. Il capitano Van der Graaf, che ricordiamo già la scorsa stagione, Martin Van der Graaf. E qui è O'Neill che prova a rubare il pallone, ci riesce, messo giù in maniera piuttosto rude. O'Neill che è il numero 11. Ajax che dobbiamo decisamente fare la partita in maniera più decisa. Qui, ecco, qui dai primi minuti Gaia sembra già esserci un netto divario. Ti ricordi anche Max Winters, che ricordiamo più che altro un po' per l'assonanza con Aaron Winter, che non è, a cui manca una S nel cognome. Ci ha provato con Adu intanto, alto sopra la traversa, fu uno dei più brillanti, forse l'attaccante insieme a Sergio Ramos dello scorso torneo, un attaccante puro che più si era messo in luce in un ipotetico selezione dei migliori giocatori del torneo. Vediamo se anche lui, che fisicamente mi sembra tuttora superiore a tutti i compagni e gli avversari, manterrà anche lui quello che di buono ha fatto l'anno scorso. Tanto ci ricordiamo del Krasnodar anche Golubkov, Pavel Golubkov, piccolino. Il piccolino, esatto, dovrebbe avere la maglia numero 68, una cosa del genere, insomma uno numero alto, me lo ricordo abbastanza perfettamente. Intanto pallone in profondità dove riesce ad arrivare il portiere dell'Ajax. Era una buona chance questa per il Krasnodar, se il passaggio del 50 fosse stato corretto. Sì, esatto, Krasnodar che ha avuto una piccola occasione per andare in quantomeno la conclusione. Qui abbiamo intanto anche i numeri finalmente, in modo che non dobbiamo chiamare i giocatori del Krasnodar come se fossero dei tram, ma possiamo chiamarli anche con i loro cognomi, per fortuna. Adesso ce li segniamo, è tutto in diretta, naturalmente sono squadre arrivate nei giorni scorsi, non è facile neanche per lo staff, l'organizzazione del torneo, riuscire a districarsi tra tanti cognomi, tanti nomi diversi. Adesso fra poco vi diremo anche i giocatori in campo. In ogni caso Ajax che sta palleggiando, sta facendo una buona partita, sta legittimando il suo ruolo da favorita, insomma. Il Golubkov che dicevi tu è il numero 7, ha avuto un numero più, diciamo, tradizionale, anche se avevamo già, esatto, l'avevamo individuato sì. Perché è il più piccolo, è il giocatore più piccolo anche anagraficamente, perché è nato nel 2007, ha 10 anni compiuti il 20 gennaio scorso, dunque davvero un bambino. Arriva appena la doppia cifra, intanto Ajax vicinissimo al gol, salvataggio eccellente della difesa del Krasnodar che si salva, ma l'Ajax sta adesso aumentando il numero dei giri nel motore, e dunque vediamo se la formazione russa saprà reggere all'urto della formazione olandese. I lancieri, anche se sono ancora piccoli, non hanno ancora sono un soprannome piuttosto da militaresco, dunque magari li chiamiamo in maniera un po' più mite proprio perché sono bambini. Ancora un intervento di Capitan Van der Graaf che sta un po' facendo da
collante di questa squadra, che sta adesso decisamente aumentando il numero dei giri. Interviene anche l'arbitro a complicare la manovra del Krasnodar, pressing altissimo come la tradizione per l'Ajax, che fa fatica adesso a far superare, con Krasnodar che fa fatica a superare l'area di metà campo. Infatti perdono un altro pallone, Ajax molto 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 positivo nei minuti iniziali, con soddisfazione anche dei tecnici. Ora Nesi davvero nutrito, anche lo staff tecnico dell'Ajax, sono in 5 in piedi davanti a noi, una vera e propria nazionale di tecnici Ajax, che porta in panchina l'allenatore austriaco. Intanto Konadu mette in mezzo, la palla è alta. L'allenatore austriaco Daniel Zenkovic, trentenne, gli altri sono Cedric Van der Gaan, Wilhelmus Telkamp, Jantina Fammori e Amber Valstra, quest'ultime due donne che assistono come sanitari, come appunto staff medico, formazione olandese. Krasnodar che fa fatica a uscire. Adesso il 1-50, si tratta di Vladislav Kukrovski, controlla male il pallone che viene ancora una volta recuperato dall'Ajax con il numero 17. La formazione olandese ricomincia da dietro, ci prova in pressing il numero 17 anche del Krasnodar, Kasparian. Attenzione a Konadu, ancora una grande parata del portiere russo Sheremet, che si salva e mette in angolo. Altra occasione, Konadu scatenato, lo ricordiamo protagonista fisicamente devastante l'anno scorso. Intanto vi annuncio che Gaia ha finito la sua attività di segreteria, di scribacchina, oserei dire. Intanto tornare. Attenzione, no, perché cosa è successo? Anziché prendere il pallone, ha preso la bandierina. E non si può, non si può. Non si può, fare. Non si può, guarda, vediamo, rivediamo. Hopla! Capita anche grande. Sì. Ricordo una volta, credo, Onda, una roba del genere, avesse calciato un po' tutto a San Siro. Grandi, insomma. Esatto, quindi capita anche ai migliori. Pallone in mezzo, messo in mezzo il numero 18, Nazì. Si salva il Krasnodar, che dopo 7 minuti rimane comunque aggrappato al suo 0-0. Diciamo un po' faticando, va detto, però per ora il punteggio non è cambiato. In realtà Giuseppe ti sto dicendo che non ho finito nel trascrivere alcuni nomi, così per... Beh, hai davvero una pignoleria, una coscienza, una dedizione al lavoro ammirevole, devo dire. Ancora l'Ajax con numero 8 in possesso di palla, si tratta del centrocampista Muster che va a servire il numero 5 Van der Graaf per O'Neill. O'Neill si destreggia, viene ben chiuso però dal difensore del Krasnodar. Ancora però Muster recupera il pallone, si lotta a centrocampo anche con un po' di disordine. Krasnodar soffre il pressing davvero a tutto campo della formazione olandese, che non riesce, vedete, che non fa avanzare più di tanto il Krasnodar. In questo momento al numero 18 abbiamo Nazì. E ancora il Krasnodar che non riesce a soffiare il pallone alla formazione. C'è un brutto fallo, però attenzione, proprio da parte di Nazì, ha perso il pallone, commette fallo, c'è una punizione a favore del Krasnodar. Vedete come sia stato bravo il giocatore del Krasnodar con il numero 17, Kasparian, a rubare palla a Nazì, che poi l'ha steso senza troppi complimenti, per un calcio di punizione per il Krasnodar, che davvero però sta soffrendo adesso, diciamo, sta pagando l'aggressività anche eccessiva. Chissà che insomma non possono anche calare i giocatori olandesi con questo pressing a tutto campo. Soffia un bel vento su Kaorle, che semplifica la vita sia ai telecronisti che ai giocatori in campo, che saranno sicuramente contenti di questa bella brezza marina. Punizione, anzi rimessa in attacco per l'Ajax. Krasnodar che fa fatica, lo ripetiamo, a superare la metà campo. L'Ajax ha piantato le tende nella metà campo russa, che però sta riuscendo a superare e evitare ogni minaccia. Adesso provano il contropiede, attenzione all'occasione per il numero 8. Si trattava di Mikhail Turchiev, deve uscire il portiere olandese e evitare il portiere olandese, che Schröder, Timo Schröder. Konadu già dall'altra parte, per O'Neill che prova a calciare col destro, deviazione ancora Konadu. C'è calcio d'angolo, si accontenta dell'angolo l'attaccante olandese, rimane lì l'Ajax, siamo vicini alla metà del primo tempo, siamo sempre 0-0. L'Ajax ha avuto però almeno 2-3 palle gol pulite solari, ma non è ancora riuscito a sbloccare il risultato. O'Neill, vediamo se stavolta colpisce solo il pallone dalla bandierina, così è, pallone ben tagliato al centro, pallone gol, ha segnato l'Ajax. Alla fine l'incertezza del portiere russo Sheremet viene punita, qualcuno va ad inquadrare addirittura O'Neill, forse addirittura dal calcio d'angolo, gol olimpico come si chiama in Sud America. Vediamo un po', vediamo
il replay, batte O'Neill, il pallone colpisce il palo e finisce in porta. Gol bellissimo da parte di O'Neill. Ci ha provato tanto quest'anno De Ulofeu, ad esempio, no? Certo, vedi, avevamo un po' preso in giro il primo calcio d'angolo e qui ci ha smentito con una soluzione assolutamente impeccabile. Gol olimpico perché, come dicono in Sud America, fu l'Uruguay a segnare un gol durante un'Olimpiade degli anni 20 da calcio d'angolo, ed allora si chiama così questo gol direttamente dalla bandierina. Complimenti a O'Neill che dunque riparte dove aveva interrotto, ovvero con grande qualità e grande fantasia fa gol anche dall'angolo, non ne vedremo spesso credo di gol direttamente dal calcio d'angolo. 10 minuti Ajax, possiamo dirlo, meritatamente in vantaggio. Adesso sta al Krasnodar a cercare di aumentare la sua pericolosità, anche se le premesse non sembrano incoraggianti per la formazione russa. Bel disimpegno in difesa intanto da parte di Nasi, che va a anche guadagnarsi una punizione con l'intervento del portiere, il fallo da parte del numero 17 Kasparian. In campo anche il numero 8 Golubkov, anzi Turchiev, chiedo scusa, Golubkov è il numero 7. C'era anche un Nikolaj Barovskij l'anno scorso, Gaia, posso sbagliarmi? Ricordiamo uno dei giocatori più brillanti che però purtroppo... Sulla tua memoria io non intervengo perché di solito non so, ci prendi chiedevo, sempre però. Chiedevo il tuo aiuto, ma vedo che non hai modo di aiutarmi. Rimessa in attacco per l'Ajax che rimane, riparte, si rimette lì ad attaccare, vuole fare tanti gol come da tradizione, da filosofia olandese. Sta soffrendo il Krasnodar, altra rimessa in attacco per la formazione olandese, battuta non benissimo, la palla verso Konadu che va poi a mettere al centro, disimpegno molto laborioso e alla fine se la cava la formazione russa, che anche però, se si tratta di angolo, calcio d'angolo, pensavo fosse l'ultima deviazione di un giocatore olandese, in realtà si è trattato. Ecco qui, rivediamo, ha provato ad arrivarci O'Neill, l'ultimo tocco sì, è del portiere del Krasnodar, e cioè Andrei Bondar. In realtà credo si tratti del numero 12, Sheremet, credo che sia il portiere di riserva. Tanto Setford, che però è il numero 12, ma ha giocato titolare anche nella scorsa stagione, nella scorsa edizione del torneo, nell'Ajax. Adesso prova a manovrare il numero 17 Van der Pavert, prova un altro calcio d'angolo e anche ancora applausi ancora per l'Ajax, ecco qui con lo staff tecnico tutti e quattro in piedi. Sì, sono molto coinvolti. Sì, diciamo. Esatto, sono tutti molto 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 coinvolti. Si era già coordinato per la girata O'Neill, che però non arriva sul pallone perché viene deviato, e allora Nazzi è lui che mette ordine. Poi c'è Van der Graaf, il capitano cresciuto rispetto all'anno scorso, era già alto, sì. Devo dire che esatto, lo è ancora di più. Konadu, il servizio è buono per il tentativo con il destro, poi sotto porta, non arriva il tapin vincente, ancora un'altra chance però per l'Ajax, una serie di dribbling da parte del numero 8 Muster. Krasnodar, si salva il Krasnodar dal 2-0. Rimane aggrappato con i denti a questo 0-1, però davvero stanno ballando paurosamente. Konadu, allora, qui viene fermato dopo una bella giravolta, qui ancora il destro di Muster che poi recupera un buon pallone, va via ancora con la suola anche lui in stile Petr, ma non trova il gol. Ce n'è stata una bella parata di Sheremet sul tiro da fuori, era un bellissimo tiro potente e angolato, è stato molto bravo a respingerlo anche lateralmente. Attenzione a O'Neill, che va direttamente in porta. Ancora una volta. Sì. Stavolta para però. Arma impropria i calci d'angolo di O'Neill, insomma, mettiamoci lì a studiarli perché magari tra qualche anno potremmo vederlo anche tra i big. Questa volta serve Konadu, che è molto forte di testa, viene anticipato. Altro angolo, chiede il cambio intanto il capitano del Krasnodar. È il caldo, anche queste latitudini un po' insolite per i bambini del Krasnodar, si fa sentire. Ancora O'Neill col destro direttamente sul fondo, stavolta O'Neill che non si fa problemi a tirare da tutte le parti, giocatore tra i più divertenti, lo ricordavamo già l'anno scorso, tra i più spettacolari di questo torneo. Col fisico Konadu difende palla, O'Neill arriva con un attimo di ritardo, tra l'altro i numeri del Krasnodar, se posso dirlo, si leggono anche piuttosto male. Ora qui è il numero 10, mi pare, se non vado errata, Biryukov. Palla dentro per il numero 8, in chiusura c'è Van der Graaf su Turchiev. Ancora Van der Graaf, intanto sentite dai microfoni un po' di vento. Attenzione perché ripartenza per l'Ajax con O'Neill che a campo, questa volta sbaglia col sinistro, poteva fare decisamente meglio. Può proseguire, palla al piede.
nel 2 contro 2 che si stava concretizzando in favore della squadra olandese. Sono dei cambi alle viste del Krasnodar, per esempio il numero 7 sta per entrare in campo, Golubkov sta per rientrare in campo, poi anche il numero 50 Kukrovski, il giocatore biondissimo, e anche il 17 Kasparian, stanno per rientrare tutti loro. Un po' dei cambi anche perché appunto la fatica si fa sentire, Krasnodar che comunque sta tenendo con le unghie questo 0-1, però di fatto non ha mai creato occasioni, la formazione russa che mi sembra inferiore al livello dell'avversario, Ajax che sta dominando questo primo tempo. Ancora O'Neill, questa volta porta palla, il movimento di Konadou, ma c'è anche quello di Möster, provato a servire sul lato largo destro del campo Ryan van de Pavert. Pallone troppo lungo, però scavalca il numero 17 e finisce in rimessa laterale in favore, anzi rimessa al fondo per i russi. Ancora Krasnodar che con la calma di organizzare un'azione palla a terra, ma vedete quanto sia alto il pressing dell'Ajax, un pressing organizzato, 2-3 giocatori per volta, dunque ancora più complicato da scardinare. Ringraziamo anche Michael che ci porta le distinte delle prossime partite, di tutte le rose in particolare, il che ci rende estremamente felici. 4 minuti all'intervallo, Krasnodar 0, Ajax 1, gol di O'Neill, gol olimpico direttamente dalla bandierina del corner, ne vedremo pochi di queste reti, pallone al centro, attenzione al pallone che quasi inganna il portiere dell'Ajax che poi viene graziato, si disperano tutti i giocatori in campo, l'errore da parte del numero 23 Posmashny dopo un cross che era stato di fatto mancato dal portiere olandese Schroeder. Attenzione alla ripartenza immediata dell'Ajax, O'Neill che danza sul pallone, poi lo lascia Konadou che lo restituisce al numero 11, O'Neill lo tiene in campo, ancora O'Neill con la suola, un tunnel, che dribbling pazzesco da parte di O'Neill che si conquista un calcio d'angolo con una giocata pazzesca. Qui rivediamo l'occasione precedente da parte del Krasnodar con l'esterno della rete che è stata solo illusione del gol, e O'Neill con la sua giocata si conquista un altro corner battuto corto e basso questa volta, ma era tutto fermo perché si ribatte, forse c'era un cambio. Vediamo se tiene in porta ancora da lì, e infatti no, il colpo di testa è di Konadou e arriva il gol del 2-0 da parte dell'Ajax al 18° minuto con Konadou. Fa tutto O'Neill dopo il gol, anche questo assist che ha messo in difficoltà la difesa del Krasnodar, dal portiere Sheremev sovrastato da Konadou, insomma non è facile per un bambino di 10-11 anni contrastare un giocatore così formato, così grosso. Lo dicevamo, insomma, di testa è fortissimo e lo sta dimostrando. Questa è intanto la giocata precedente, no, ma nel replay quella successiva sul lato corto mi viene in mente un gol di Benzema contro l'Atletico Madrid nella semifinale di Champions League che andò via sulla fondo campo tipo 3 giocatori dell'Atletico. Sì. Intanto ancora Konadou che prova a mettere al centro, si conquista un altro corner e su calcio d'angolo l'Ajax è stato decisivo, prima col gol direttamente dalla bandierina con l'inquadrato O'Neill e poi col colpo di testa vincente sempre su corner battuto dallo stesso O'Neill da parte di Konadou. E Van de Pavert che batte il corner da destra, il pallone stavolta è all'esterno, ci prova al volo Konadou ma non trova il pallone, si salva il Krasnodar, però ancora una volta l'Ajax sta di nuovo spingendo, sta schiacciando il Krasnodar nella sua area di rigore. Ci sono altri cambi alle viste per il Krasnodar, per esempio il numero 6 sta per entrare in campo, Chubenko, anzi non è ancora entrato, la prima volta che entra, lo vedremo anche lui insieme al numero 17 che Kasparian, lui sì, pronto a rientrare. Ultimi 70 secondi di primo tempo, Ajax 2, Krasnodar 0, O'Neill e Konadou, sempre loro, già l'anno scorso si erano messi in luce come coppia pericolosa e spettacolare, e ripartono dove ce l'avamo interrotti dalla finale che l'Ajax aveva perso contro il Benfica di Gonçalo Moreira, e allora si candidano i lancieri, i piccoli lancieri, anche a una rivincita, chissà, a un bis, ancora presto per dirlo, però insomma ci sono anche loro, ci sono tante squadre in questo torneo, vedremo più tardi anche il Manchester, vedremo il Chelsea di cui si dicono grandi cose, insomma vediamo. Punizione Krasnodar, attenzione al numero 6 sul pallone, si tratta di Sergei Chubenko, chissà se proverà
anche il tiro dalla distanza, posizione centrale, ci potrà provare, potrebbe essere l'ultimo tiro, è una finta, schema elaborato da parte numero 4 Petrov per il tiro di Ciubenko. Attenzione adesso alla ripartenza con Adu, 1 contro 1, il tocco dentro per Van de Pavert, ed è bravissimo parata qui il portiere con il numero 12 Sheremet. Gran parata, grandissima parata Sheremet, di Sheremet. Che cosa ti ricorda? Meret, bravo, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Che sono parenti alla lontana, già che ok, chiederemo con le nostre abilità in russo al piccolo Sheremet. Finisce il primo tempo 2-0, meritato, va detto, dell'Ajax. Onil Konadu. A dopo. E allora dentro per il secondo tempo con il pallone in possesso del Krasnodar. Avanti 2-0 l'Ajax, Onil Konadu. Un po' di cambi, è entrato anche con il numero 10 Max Winters, c'era anche l'anno scorso, giocatore di ottime qualità, e poi vedete l'altissimo Vink, Sky Vink figlio, era anche presente l'anno scorso, forse nella Corver Coaching, poteva esatto, esserci, bravissimo, eh? Esatto, giocava nel Corver Coaching e non nell'Ajax, ha cambiato squadra Vink. Bene, fa piacere per lui che è rimasto con noi. Attenzione al piccolo numero 7 Van der Valk, lui sì che è un debuttante, lo vediamo anche molto piccolo, sarei curioso di sapere quanti anni ha il numero 7 dell'Ajax, che si va adesso a scontrare con il numero 2 Lioe. Insomma, Ajax molto cambiato, sono entrati tanti giocatori nuovi e li scopriremo adesso col passare dei minuti. Tanto il numero 2 è Lio Anie. Con una formula del genere è molto importante vincere la prima partita, ma la possibilità di essere ripescate con migliori terze. Che botta Winters, colpito al volto il piccoletto, che però si rialza senza alcun problema. Attenzione al tentativo col sinistro da parte di Strock. Timothy Strock ha angolato troppo la conclusione, che è terminata fuori. Eccola qui, la rivediamo, un bel gioco di gambe per liberarsi a sinistro, poi pallone molto largo. Guarda Winters che ha colpito, è stato colpito sulla bocca, poverino, però si è alzato immediatamente. Ora sì. Piccolo risciacquo per vedere se è tutto ok. Sì. Insomma, i bambini si sa, per questa età non voglia di giocare, non è che stanno troppo a preoccuparsi. Non sono come i grandi che fanno delle scene. È vero, a quest'ora, esatto, era già entrata l'ambulanza. Disimpegno laborioso del Krasnodar, costretto a farlo da una pressione senza quartiere dell'Ajax, che va davvero a lottare su ogni pallone. Applaudono convinti i tecnici a bordo campo della formazione olandese. Ora proprio Winter va a battere la rimessa. Servizio per il numero 4 Ugvu. Poi eccolo Vink, però sbaglia il controllo. Ancora Ugvu, alla fine risolve ancora Vink, ma c'è un fallo in favore del Krasnodar. Krasnodar che ha avuto una sola grande occasione nel primo tempo sullo 0-1 con un cross che stava ingannando il portiere olandese, poi è stato nettamente dominato dall'Ajax, che ha davvero avuto tante occasioni anche per andare sul 3-4-0, punteggio che sta quasi stretto alla formazione olandese. La rimessa è ancora per il Krasnodar con il numero 18, Maxim Glovatsky. E ancora un pallone sul fondo, non recuperato dalla squadra russa. Allora ci sarà la rimessa per il portiere dell'Ajax, che mi sembra sia rimasto, anzi no, è cambiato, e quindi è il numero 1 Schroeder. In campo adesso, attenzione, il gol di Winters che arriva per il tap-in sulla corta respinta da parte del numero 1 questa volta, cioè Andrei Bondar del Krasnodar. Respinta vincente e gol di Winter. Qui vediamo il tentativo proprio di Winter, che poi che di testa. Che parata che aveva fatto Bondar, peraltro. Numero 12 in realtà, quindi si tratta adesso di Sheremet, il portiere del Krasnodar. Era anche prima, però non allora è cambiato, lo stesso. Intanto ha segnato Winters quando siamo al quarto minuto di questo secondo tempo, 3-0 Ajax. Punteggio che si fa pesante per il Krasnodar. L'Ajax comunque dimostra ancora una volta la sua statura di squadra
favorita tra le favorite di questo torneo, mentre compaiono sugli spalti anche bandiere dell'Atletico Madrid, perché tra poco debuttano i Colchoneros contro il Manchester United nella gara più affascinante, una delle più affascinanti come tradizione, come nomi di questa prima giornata. C'è un calcio d'angolo per l'Ajax, non c'è più O'Neill, ma comunque si tira in porta, evidentemente è un insegnamento che fanno un po' a tutti i bambini della cantera dell'Ajax. Ci ha provato il numero 2, Lio Angi, direttamente fuori. Nel numero 10 mi dicono, no, era Winters, e allora, come non detto, non me ne voglia Winters se l'ho confuso con il suo compagno, avremo modo di rifarci. 5 minuti, scena meta al rinvio, 3-0 Ajax, partita che sembra aver poco da dire ormai, tutta comunque esperienza per questi ragazzi che non hanno magari anche il vivaio, la preparazione, anche la storia delle squadre più blasonate presenti in questo torneo, ma oltre ad essere peraltro uno dei partner ufficiali del torneo e dunque assolutamente degni della partecipazione, è una squadra che comunque l'anno scorso giocò un ottimo torneo classificandosi a ridosso della quinta posizione, dunque Krasnodar sicuramente all'altezza della manifestazione. Certo, l'Ajax, come dicevamo, è una delle squadre più attrezzate e favorite per la vittoria finale, vice campione in carica, squadra di tantissimo talento, anche la possibilità di mischiare tante doti fisiche per le varie scuole, varie etnie che sono tipiche del calcio olandese da tantissimi anni. Ancora Ajax che viene avanti con Ugwu, il numero 4, che si porta la palla sul fondo, la rimessa è per il Krasnodar. Abbiamo visto prima una bella azione da parte di Lee Agni, che era riuscito ad andare via tutta la difesa del Krasnodar, poi l'ultimo passaggio però è stato intercettato dai russi, e che adesso vanno a rimettere in campo questo pallone con il tentativo da parte del numero 10, Biryukov. Una rimessa battuta. C'è un pallone recuperato ancora da Uvu all'indietro verso il suo portiere, che rischia qualcosa sulla pressione, ma è bravo in disimpegno, anche se poi la palla viene recuperata dal Krasnodar, conclusione della distanza facile per il portiere olandese, e riparte l'Ajax ancora una volta. Ancora Winters, fastidiosissimo in senso buono, il giocatore che va davvero a sporcare, a disturbare tutti i giocatori. Qui l'errore di Ugwu che poi rimedia, Krasnodar che cerca di farsi vedere un po' più spesso nella metà campo avversaria. C'è la grande copertura di fisico che è giocata da parte di Lio e Angi, in mezzo a due, di solo fisico è riuscito ad andare via con un movimento enorme. Attenzione al tiro dalla distanza, molto interessante da parte del numero 4 del Krasnodar. Si trattava di Nikita Petrov, che guadagna un angolo, il primo se non vado errato della partita per il Krasnodar. Bella anche la parata da parte di Schroeder. Allora ancora Krasnodar che prova a farsi vedere con questo sinistro troppo morbido, allora ripartenza immediata da parte dell'Ajax, qui controllo così così da parte del numero 15 Struck. E allora Winters che ha segnato il gol del 3-0 per la rimessa laterale, ancora verso Struck, di nuovo Winters, poi Vink di testa, l'appoggio è per il numero 4 Ugwu, che cede il pallone a Angi, subito verso il bel movimento a libro da parte del 7 Van der Valk, dentro l'assist per il tentativo da parte di Vink, che viene però anticipato. Vorrei chiederti una spiegazione sul movimento al libro. Adesso poi ti racconto, il venire incontro e andare in profondità, si dice così perché come un girare la pagina di un libro, è un detto che si usa soprattutto nel calcio giovanile. Ah, interessante. Intanto il controllo di Struck, ancora lui sulla fascia sinistra, va a puntare l'uomo, trova la deviazione, un calcio d'angolo. Tanti giocatori diversi nell'Ajax che ne sta facendo riposare anche parecchi. Tra l'altro ti posso fare anche una domanda tendenziosa, ora che hai capito cosa significa movimento a libro, devi dirmi uno dei giocatori che di questo movimento a libro faceva una delle sue personalissime strategie di gioco, giocatore tra l'altro molto famoso, è diventato grande con i colori rossoneri del Milan. Evidentemente Savicevic. Direi Shevchenko, perché di solito è un giocatore veloce che fa. Savicevic non era esattamente
magari era più rapido nello stretto ma non tanto nella progressione. Shevchenko aveva proprio questo tipico gioco di venire incontro e poi andare in profondità lasciando scorrere il pallone, ci arrivava quasi sempre per primo lui. Un po' come in questo caso è capitato al numero 7 Van der Valk, l'abbiamo visto poco fa, o Van der Falk forse meglio. Van der Falk. Van der Falk, esatto. Tutte F, le V, facciamole diventare tutte F. 10 minuti e alla fine poco più, Krasnodar 0, Ajax 3, l'Ajax sembra determinato anche ad aumentare il suo bottino di reti. Winters, guardate quanto scappa, quanto corre questo ragazzo dietro ogni pallone, certamente insomma l'Ajax ne ha di più ed è una squadra che lotterà fino alla fine per il successo. Serie di cambi ancora nel Krasnodar, rientra il numero 11 Yatsenko, tanto Tretiakov per la rimessa laterale, esatto, al posto di Petrov che è uscito, il giocatore che ha portato la minaccia più pericolosa alla porta dell'Ajax. 10 minuti adesso alla fine, altri cambi, il Krasnodar ne sta cambiando molto proprio per dare spazio a tutti i giocatori, sta per rientrare anche Vladimir Kasparyan con il numero 17 nell'Ajax, invece al di là del secondo portiere che sta per entrare Setford, non vedo altri cambi nei minuti a venire. Adesso è Schroeder che riesce a smistare il pallone, attenzione perché perde palla Ugvu, la riconquista il Krasnodar che però non riesce a pungere, c'è un po' di desolazione nella panchina del Krasnodar. C'è ancora due partite però con avversari secondo me un po' meno forti di questo Ajax che secondo me vincerà il girone, poi insomma, vedremo fra poco Atletico e Manchester cosa ci diranno. Anche il Manchester l'anno scorso si è ben comportato nel torneo. Attenzione alla ripartenza di Ugvu che è molto bravo e molto intelligente qui a scaricare largo proprio per Van der Falk, poi il tentativo dentro era per Strock che però non trova la zampata del 4-0. Adesso ci prova ancora però Strock che non aggancia. Un bel vento a rinfrescare la mattinata, sì, di Caorle che si temeva torrida come l'edizione scorsa, invece per ora c'è un bel sole, c'è un bel caldo ma c'è anche un bellissimo vento che rinfresca anche questi bambini. Ancora l'Ajax che non si ferma nelle sue azioni, con il numero 7 adesso c'è Van der Falk, il gioco di gambe del piccolo giocatore dell'Ajax che scarica poi su Van de Pavert e alla fine, no, si trattavano di Strock, chiedo scusa, il Van de Pavert nella precedente distinta. Si salva questa volta il Krasnodar che però come al solito vedete fa grande fatica a superare il centrocampo, qui c'è una posizione guadagnata dal numero 11 Yatsenko. Bravo qui Yatsenko che comunque aveva tenuto anche in campo il pallone riuscendo a servire il numero 7 Golubkov di cui abbiamo parlato appunto perché nella scorsa stagione è stato uno dei migliori del Krasnodar. Ha fatto un bellissimo gol su punizione, se non di sbaglio sinistro, mi pare, tra l'altro. Potrei sbagliarmi, però insomma in una partita di girone ha messo una palla stupenda che ha lasciato immobile il portiere avversario, dunque giocatore che siamo molto contenti estruso, di vedere, diciamo, sì, così. Aveva anche un bel caratterino, se non ricordo, sì, male, è vero. Aveva, insomma, tirava tutti e due i calci piazzati, aveva questo carisma innato che non abbiamo avuto modo adesso di ricontrollare, però magari quando il Krasnodar farà una partita un po' più equilibrata potremo vederlo brillare anche in queste situazioni. Intanto qui Angie perde il contrasto, perde anche il possesso, sarà rimessa per il Krasnodar. Ecco qui la profondità con un fischio che arriva da parte dell'arbitro, c'è una punizione in favore dei russi. Pronto a entrare Biryukov, Artem Biryukov, anche lui uno dei giocatori che era qui anche l'anno scorso, attaccante numero 10. Nell'Ajax non vedo cambi, sono tutti tranquilli. No, sta per rientrare invece con il numero 3 Van der San, ecco che qua mi sembra un debutto che non abbiamo ancora visto in, sì, campo in questa partita. Dunque, altro new entry della formazione olandese, mentre c'è un calcio di punizione per il Krasnodar ed entra Van der San al posto di Van der Falk. Sono quasi omonimi, non simili diciamo nella, esteticamente, però sono simili come nome. Ancora Ajax che riparte con la velocità di Strock. Attenzione perché dall'altra parte è liberissimo Winters, eccolo servito, pallone un po' indietro ma Winters lo aspetta, lo recupera, va con il destro in diagonale, finisce fuori di un soffio, grande occasione per il 4-0 e per la prima doppietta di questo torneo. Winters però non riesce
Esatto, siamo a 12 gol, tutti di giocatori diversi, e quindi sarà appassionante credo anche la classifica marcatori in questo torneo. Anche qui poi faremo i nostri pronostici alla fine della prima tornata di partite, facciamo vincitrice, finalista e capocannoniere, vediamo poi chi ci si avvicina di più. C'è un altro fallo e si è fatto male il numero 2 del Krasnodar, si tratta di Tretiakov, contrasto con Ugubu. Intanto è rientrato in campo Artem Biryukov con il numero 10, ecco qui che esce, fa un problema alla caviglia. Sì. Anzi, no, numero 7, si tratta di Pavel Golubkov. Ah, insomma, piccolino, magari fanno più male le botte. Sì. Per il piccolo talento dei del... giganteschi giocatori dell'Ajax. Sì. Peraltro vedo che sia l'unico giocatore del 2007 in campo, gli altri sono tutti nati nel 2006, sia quelli dell'Ajax che quelli del Krasnodar, quindi è il più piccolo in campo. Ci sta che venga un po' anche trattato in maniera positiva ovviamente dagli avversari, proprio perché sono botte che poi si imparano ad assorbire. C'è da dire che è di gennaio, quindi come ben sapete, insomma, di fatto è quasi un 2006. Mm-mm. Chi nasce a gennaio dell'anno successivo solitamente inizia anche ad andare a scuola un anno prima e fa famosa primina, vabbè, ora non starei a... Sì, ma non direi di sì. Ma diciamo che è abbastanza comune questa cosa. Poi studieremo il sistema anche scolastico russo. Posso farti dei grandi esempi, ma adesso non entrerei nel dettaglio della cosa. Studieremo il sistema scolastico russo tra una partita e l'altra per dare anche un'infarinatura di educazione civica. C'è un altro cambio, si fanno molti cambi adesso, Krasnodar che ne stanno cambiando tanto proprio per dare spazio, minutaggio a tutti i ragazzi, come è giusto che sia. Vi ricordo che la mattinata poi proseguirà con le partite tra Manchester United e Atletico Madrid e infine Lugano-Juventus prima di una piccola sosta rigenerante per tutti quanti. Ci saranno insomma bambini che potranno riposarsi un pochino, andare a mangiare, fare un sonnellino e poi tornare in campo invece a partire dalle 15. E ora il tentativo qua. Fallo. Attenzione perché viene messo giù e si fa anche male nell'occasione. L'Ajax prosegue, Strock dall'altra parte, c'è il possibile servizio per Van der San, però non riceve il pallone, ancora Strock, da lì potrebbe anche trovare lo spazio per calciare, alla fine c'è da Winters. Poi Angi che viene fermato da un contrasto pulito, esce bene il Krasnodar da questa situazione difficile. Il recupero palla però ancora da parte del numero 4 Angi, poi Van der San. Vink, Van der San riesce a liberare Winters che rincorre il pallone e lo cede con calma a Ogvu, anzi chiedo scusa, a Angi che è il numero 2, Ogvu è il numero 4, me li ero confusi. Ancora cambi per il Krasnodar che si appresta a rimandare in campo numero 17 Kasparian e anche numero 18. No, in realtà è Kasparian, secondo me, che si avvicina ogni tanto dalla panchina che vuole entrare, ma poi torna sempre a sedere, che l'ho citato almeno 4-5 volte, ma poi non è sempre entrato, lì infatti è entrato Glovatsky. Sempre lì che sta per entrare non entra mai, quindi secondo me fa un po', diciamo, un po' anarchico come giocatore, sta lì che cammina attorno alla linea laterale. Ancora l'Ajax che recupera un altro pallone, ormai 2-30 alla fine, un risultato che tutto sommato il Krasnodar può anche stare bene perché la disparità tra le squadre in campo è piuttosto netta, è sembrata evidente. 3-0, risultato dignitoso per la formazione russa. Attenzione ancora a buon aggancio da parte di Strock, tutto mancino ancora col sinistro. Strock riesce a conquistare a tenere il possesso palla, poi con la suola prova ad andare via, voleva un fallo, una trattenuta che non c'è. E allora ripartenza Krasnodar, questa volta il fallo è del numero 2 Angi. Intanto rientrerà in campo con il numero 9 Konadu. Ah, lo rivediamo con piacere questo giocatore che ha segnato il secondo gol dell'Ajax. Esce Strock che comunque ben si è comportato. Centellinato invece O'Neill che evidentemente il carina questa scena tra l'altro a bordo campo con Strock che riceve, se si può andare a vedere, eccola qui, grazie alla regia che ci regala questo momento, perché Strock forse un po' amareggiato avrebbe voluto trovare il gol, allora giustamente come si fa con i bambini e come si fa anche con i grandi di fatto, però insomma sempre l'allenatore deve essere anche un po' psicologo, allora ha cercato di confortare proprio Strock che è uscito un po'
con le lacrime quasi agli occhi per non essere riuscito a incidere, no, in questa partita. Intanto per il cambio ha fatto stroke anche la penna di Gaia Brunelli, che è saltata come, come cappuccio. Intanto 3-0 Ajax, ultimo minuto, c'è interinata la presenza di O'Neill, che è il giocatore più talentuoso, quello comunque più spettacolare che abbiamo visto soltanto nel primo tempo. Evidentemente l'allenatore dell'Ajax vuole gestirlo anche per le partite più impegnative, a cominciare da quella del pomeriggio. Vediamo se il Krasnodar riesce a portare un'ultima minaccia alla porta dell'Ajax. C'è una grande giocata ancora da parte di Ugbu, che non rischia nulla, lascia passare nessuno laterale. Proprio già. Davvero, davvero bene l'Ajax a tutti i livelli in questa partita. Intanto ci sono, c'è una prova di portiere anche in panchina, si diverte anche in panchina Corrado, vediamolo un po'. Buono l'assist per Van der San, che può andare verso la porta. Ancora Van der Sar, vince un rimpallo e poi alla fine riesce a intervenire il numero 12, Sheremet. Ha provato il 4-0 Van der San. Scusate per un attimo, ho confuso con Van der Sar, che per quanto olandese non c'entra nulla. Tanto c'è un fallo per il Krasnodar. Lavora ormai per l'Ajax però Van der Sar. Come? Lavora per l'Ajax come dirigente, dopo essere stato a lungo il portiere, anche campione d'Europa. Ultimi secondi, non dovrebbe esserci granché di recupero. Finisce, sta finendo questa partita, 3-0, ecco, finisce qui. Ora O'Neill, Konadu, Winters, 3-0 Ajax.